Tokyo 22 novembre, avete visto super terremoto di grado 7 con relativo tsunami. Cosa è successo veramente questa mattina? Fondamentalmente niente. Sempre questi titoloni di giornali incredibili, molti mi hanno scritto e mi hanno detto: Marco, tutto bene, assolutamente. Io vi giuro, ve lo giuro, non ho neanche messo il piede giù dal letto. Sono stato proprio con le coperte così, ho detto: ma non mi alzo neanche, e sono tornato a dormire subito. Qua in Giappone, sì, qui a Tokyo si è sentito abbastanza, ma no, è ordinaria amministrazione, non succede niente se ci sono questi terremoti. Non fatevi spaventare sempre dai giornali che scrivono questi titoloni. Loro prendono il numero, grado 7, wow, Fukushima, wow, no, fanno questi titoloni. Poi certo hanno scritto evacuare immediatamente alla TV giapponese, ma evacuare cosa? Evacuare le zone vicino alla spiaggia, come succede in qualsiasi caso in cui c'è un terremoto in mare. Ovviamente bisogna allontanarsi dalle zone di spiaggia. Se uno abita in un paese in Italia e non so, piove tanto, magari ci si sposta dal posto dove si può franare. Non è che uno dice: oh, hanno evacuato il paese, no? No, non è successo niente, né a Tokyo né nelle zone più colpite dal terremoto, che tra l'altro è avvenuto in mare, e nella zona esattamente della città di Fukushima mi pare che il grado era 5, se non sbaglio, quindi non è che è stato, cioè, è stato niente per quanto riguarda il Giappone. Bella giornata oggi, guardate, maniche corte, sono le 2 e un quarto di pomeriggio, autunno inoltrato, bellissimo. Quindi mi raccomando, sempre abbiate un piccolo occhio di critica, no? Quando vedete questi titoli, queste cose, cercate di andare a vedere terremoto, dove è stato, lontano in mare, a che profondità, questa volta non era tanto profondo, a quanto è arrivato nelle zone abitate, non era forte per niente. Case giapponesi che tengono tantissimo e non vengono quasi mai giù. Tsunami, sì, c'è stato un pochino, un metro di onda, ma voglio dire io, no? 5 anni fa e mezzo è venuto lo tsunami che era non so quanti metri, 20, 30 metri, non lo so. Voglio dire, se per un metro di tsunami adesso bisogna fare gli allarmismi, vuol dire che non si sono preparati abbastanza, ma non è così, perché si sono preparati bene, non c'è nessun problema per questo tsunami che è arrivato. Ovviamente bisogna sempre prestare attenzione qui in Giappone, perché lo dicono sempre, perché anche uno tsunami di un metro, se esce l'acqua anche un solo metro, insomma, può causare dei problemi, ma non è stato assolutamente il caso di questa mattina. E mi raccomando, tutte le volte che leggete queste notizie, venite sempre sul mio canale in cui vi dico come stanno le cose, tutta la verità. Venite a visitare il mio sito www.martoni.it al prossimo video dal Giappone. Ciao ciao, guardate che spettacolo dietro l'albero. Bellissimo. Ciao ciao.